Ancora assieme, ben ritrovati, gentili telespettatori, edizione del Friuli Venezia Giulia del nostro telegiornale. In apertura la cronaca giudiziaria che ci porta nella destra Tagliamento, a Zoppola, in quel asilo definito degli orrori. Proprio lo scorso anno, verso la fine dello scorso anno, iniziarono le indagini a seguito di una segnalazione da parte di qualche familiare in quel asilo, dove gli investigatori hanno scoperto, i carabinieri hanno scoperto che i bambini non venivano educati ma maltrattati. Più persone sono finite poi indagate, tra queste una maestra che ora ha patteggiato per quei maltrattamenti nell'asilo di Zoppola. Sentiamo i servizi d'apertura del nostro telegiornale. Primo verdetto nell'inchiesta sull'asilo degli orrori. La maestra ventenne Nicole Gallo, difesa dall'avvocato Aldo Masserut, ha raggiunto un accordo con il sostituto procuratore Andrea De Missier e ha patteggiato di fronte al GUP Monica Biasutti 1 anno e 6 mesi di reclusione, ottenendo la sospensione condizionale della pena. La giovane, alla sua prima esperienza lavorativa, era finita nell'inchiesta con altre colleghe scoppiata lo scorso marzo sui maltrattamenti perpetrati all'interno del nido e la scuola dell'infanzia, la Piccola Perla di Via Casarsa, a Orcenico Superiore, un tempo scuola materna parrocchiale Maria Ausiliatrice, poi gestita da una cooperativa. Nel registro degli indagati, oltre a Nicole Gallo, era stata iscritta anche Antonella Benedette, maestra 46enne e socia della cooperativa, per la stessa ipotesi di reato, maltrattamenti aggravati dal fatto che sono stati commessi su 20 di bambini affidati per ragioni di educazione e cura. Le due erano state interdette a causa dei loro metodi educativi e hanno avuto il divieto di esercitare la professione di maestra educatrice in qualsiasi scuola, ente pubblico o privato, per la durata di 1 anno. Alla Benedetta è stata imposta un'ulteriore limitazione: per 1 anno le saranno impediti l'esercizio di imprese e gli uffici direttivi. Se la posizione di Nicole Gallo è stata definita, quella di Antonella Benedetta è ancora in fase di indagini, così come quella di Deborah Amore, socia della cooperativa e direttrice della scuola, accusata di non aver vigilato e contenuto il sistema educativo adottato dalle colleghe. Archiviata invece la posizione di una cuoca, indagata per non aver impedito le sfuriate delle maestre. Lo scandalo era scoppiato a marzo dopo 2 mesi di registrazioni video e audio effettuate dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Pordenone, che avevano piazzato una telecamera nascosta nella sala mensa della scuola in seguito alla segnalazione ricevuta nel novembre del 2017. Le registrazioni captate dai militari mostrano le maestre che si sfogano urlando ai bambini, perdendo la pazienza se una piccola sbatte il biberon pieno d'acqua sul tavolino o un bimbo fa cadere il bicchiere sul pavimento, educatrici che si arrabbiano se una bambina che non riesce a star ferma sposta la sedia. Il filmato dura 2 minuti e 21 secondi ed è un collage di svariati episodi. Mostra bimbi alzati di peso per essere spostati o trascinati in cucina per punizione. Mostra qualche schiaffo sulla guancia, sulle manine o sulla nuca. Si è poi parlato anche di un bambino trascinato per punizione all'esterno della scuola e lasciato al freddo per un paio di minuti. Rimaniamo nella destra Tagliamento per parlare di un giovane residente a Cordenons. Quest'estate aveva fatto la stagione, aveva lavorato a Bibione in un hotel e lì, secondo le accuse, aveva poi molestato 2 colleghe, 2 ragazzine 18enni. Ora questo giovane residente a Cordenons ha patteggiato 1 anno e 4 mesi. Ha chiuso i conti con la giustizia patteggiando 1 anno e 4 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena. Si tratta di Eldon Sadik, il lavapiatti 21enne di Cordenons, difeso dall'avvocato Maurizio Mazzarella, finito sotto accusa per violenza sessuale per aver preso di mira 2 giovani colleghe, entrambe portogruaresi, che lavoravano con lui in un hotel di Bibione. Secondo quanto sostenuto dalla procura, dopo averle spiate mentre facevano la doccia, avrebbe tentato un approccio sessuale nei loro confronti, in 2 distinti episodi fotocopia. Il giovane, che all'epoca dei fatti era in Italia soltanto da 4 mesi, il 21enne è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria il 19 luglio scorso, nel corso dell'interrogatorio di garanzia aveva respinto le accuse raccontando una versione diversa rispetto a quella delle 2 giovani appena 18enni. Sadik infatti ha negato di averle palpeggiate e di averle spiate sotto la doccia. Per quanto riguarda il primo episodio, ha sostenuto che la ragazza stava male. «Ho bussato alla sua porta per sapere se aveva bisogno di qualcosa», aveva detto. Nel secondo caso ha affermato di aver invitato l'altra ragazza a fumare. Lei ha rifiutato l'invito e io le ho detto di darmi almeno un bacio. Le testimonianze delle 2 vittime descrivono però un quadro molto diverso, messo nero su bianco di fronte a un maresciallo dei carabinieri di Bibione, dopo essersi confidati con i rispettivi genitori. Il primo fatto, secondo il racconto delle vittime, è accaduto mercoledì 15 luglio. Dopo una giornata di lavoro, i dipendenti della struttura ricettiva erano rientrati nelle rispettive camere che si trovano in un'ala dell'hotel riservata al personale.
Una delle due giovani cameriere è andata a farsi la doccia. Non si sarebbe accorta che il 21enne la stava spiando. Quando è tornata in camera si sarebbe ritrovata sola con il lavapiatti che avrebbe cominciato a palpeggiarla tentando un approccio sessuale. La 18enne ha iniziato a urlare e il giovane è scappato via. Il 15 luglio, il secondo episodio, fotocopia, il 21enne avrebbe spiato la cameriera mentre si lavava e poi in camera avrebbe allungato ancora le mani. Anche in questo caso le urla della vittima avrebbero fatto desistere il giovane. Andiamo a Trieste per parlare di Anvolt, è un'associazione che si occupa di chi è malato di tumore. Riccardo Riccardi, assessore alla sanità della regione Friuli Venezia Giulia, ha fatto visita all'associazione Anvolt e ha ribadito come questa sia una garanzia per chi cerca un servizio di alta qualità nella sanità. Ma sentiamo le parole di Riccardi. Vice governatore Riccardi, oggi una visita a una realtà importante del volontariato che assiste i malati oncologici. Ma noi non ci rendiamo nemmeno conto che il servizio pubblico ha la possibilità di avere un rinforzo straordinario dal sistema delle associazioni. Anvolt è una risposta a questo, importante in questa, nella città di Trieste, e io penso che questa sia una gamba importante che vada valorizzata. Tutto il sistema di volontariato che dà risposte e riesce anche in certe situazioni a sostituire il servizio pubblico con una qualità elevata, con dei professionisti che mettono a disposizione il loro tempo. Vicepresidente, con la riforma sanitaria in atto, proprio i rapporti fra queste realtà associative di volontariato e la struttura sanitaria regionale verranno rinforzati? Beh, la riforma prevede un ruolo importante anche per il sistema del volontariato. Io penso che sia determinante, anche perché ci sono delle capacità straordinarie che spesso nemmeno sono conosciute. Quindi il nostro compito è riorganizzare il sistema pubblico e ovviamente con il principio della sussidiarietà farlo aiutare anche da queste straordinarie organizzazioni che garantiscono un servizio di grande qualità. Rimaniamo a Trieste per parlare di un'eccellenza con 33 nuovi autobus motorizzati Euro 6. La società di trasporto pubblico locale Trieste Trasporti abbassa ancora l'età media della propria flotta, confermandosi l'azienda del settore con il parco mezzi più giovane e meno inquinante d'Italia. Entrano in servizio infatti 25 Lions City della Manda 10,5 metri, dotati come tutta la flotta di videosorveglianza e di pedana elettrica per le persone con disabilità motoria. Altri 8 autobus snodati da 18 metri saranno invece a disposizione dei primi mesi del prossimo anno. L'età media della flotta scende da 4,7 a 4,2 anni contro una media nazionale di 12,2 anni. Quella di Trieste Trasporti è anche uno dei parchi mezzi più giovani d'Europa. I nuovi autobus inaugurati dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga sostituiranno gli ultimi mezzi con una motorizzazione Euro 4 ed Euro 5. Dal 2019 tutti i 271 autobus del servizio saranno in classe di emissione Euro 6. Andiamo a Sacile, parliamo di una mostra Herbstar, si è conclusa e c'è stato anche un grande successo. Andiamo a vederci allora questo servizio. Dicevo, ma Dio buono, che belle cose che ho avuto qua. E io soffrivo per lezioni. Vorrei fare io. Riesco a mettere l'energia nei miei quadri. E così ho fatto questa ricerca di energia e mi è andata bene. Sono andato avanti con una mia precisa idea, senza farmi condizionare da nessun altro, cioè nel senso che quello che io vedo e quello che noi vediamo ci rimane e in un certo qual modo viene anche trasmesso o sulla tela o altro. Però quando uno non ha nessun riferimento altrui, magari ti diranno ma sempre questo, sempre quell'altro, però io non lo so. Quindi la ricerca sull'energia l'ho fatta per conto mio, chiaramente, rifacendomi sempre i maestri, perché se non abbiamo maestri nella pittura, che è. E quindi adesso sono arrivato a queste periferie qua, che sono mie e sono mentali. Luigi Marcon, pittore, incisore, in questo caso sono delle acque forti e acque tinte, ne ha presentate tre.
acque tinte e acque forti. Poi una tecnica calcografica, quindi si fa su lastra di zinco, viene ricoperta con una vernice apposita, poi viene incisa nelle sue figure, poi viene messa in acido. Claudio Butignol, e qua a quello che dice lei ha presentato dei lavori che si rifanno un pochettino, diciamo, al periodo della guerra, dei campi di concentramento. Ci fermiamo con l'edizione del Friuli Venezia Giulia del telegiornale, grazie per aver scelto come sempre la nostra informazione, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi, vi ricordo che potete seguire questa edizione e i nostri servizi sulla pagina Facebook di Media24, ancora buon proseguimento con la nostra rete, alla prossima!